Siamo certi che a partire da domani tutta la popolazione sarà con noi, tutta completamente, anche le altre liste. Che parole si sente di rivolgere ai suoi avversari? Che noi abbiamo comunicato un messaggio che è stato recepito e che il loro messaggio invece non era quello giusto. Chiede quindi collaborazione. Senz'altro, tutto il Consiglio spero che sia unito intorno alla mia figura per il bene di questa città che ormai è a una svolta. Questa è la città della cultura e non del malaffare. E noi dobbiamo portare questo messaggio in tutta Italia, in tutto il mondo. Non vi ha penalizzato l'assenza di schieramenti politici nazionali intorno a voi? Non credo, perché a livello comunale sono più le persone che formano la squadra che non i partiti nazionali. E io onestamente devo dire che ho scelto una bella squadra che mi darà sicuramente un grande sostegno. Tutte persone per bene, tutte persone pulite, tutte persone preparate, tutte persone molto capaci ed entusiaste, e il nostro programma sarà realizzato. Cosa si sente di rispondere a chi dice che lei è il candidato di Forza Italia, non è un candidato civico? Allora, la nostra era una lista civica. Naturalmente devo dare pure, devo dire che l'onorevole Arruffolo è stato uno dei promotori di questa lista e abbiamo avuto naturalmente pure il suo sostegno. Abbiamo alle spalle 2 anni di commissariamento dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale. Lei che cosa propone per evitare di nuovo problemi di questo tipo? Allora, noi abbiamo messo al primo punto del nostro programma la legalità. E questa è la nostra guida, la trasparenza. Il palazzo non è del potere, ma è il palazzo di tutti, la casa di tutti. Tant'è vero che noi abbiamo simbolicamente consegnato le chiavi della città alla popolazione. La prima cosa che hai in mente da fare, sindaco, è a chi dedica questa vittoria? La dedico principalmente alla mia famiglia, poi tutti gli amici, tutti i candidati della lista e naturalmente a tutta la popolazione di Rosarno, tutta la popolazione. La prima cosa che farà? Qual è la prima priorità da affrontare? Priorità ce ne sono tante. La prima, come dicevo prima, la legalità, poi andremo dal prefetto a fare l'analisi delle situazioni critiche che ci sono nel paese e piano piano speriamo di realizzare tutti i nostri progetti, la disabilità, la legalità, la trasparenza, la cultura. Dobbiamo mettere al primo posto la cultura. Ultima cosa, i giovani di Rosarno cosa si sente di dire ai giovani? I giovani devono studiare, devono avere entusiasmo, devono essere fieri di essere rosarnesi, devono essere orgogliosi, perché noi dobbiamo creare le condizioni affinché loro restino qui nel nostro paese e nella nostra città e che diano lustro alla nostra città. Devono rimanere qua, dobbiamo cercare di farli rimanere qui.